Salve, scuola di chiacchierino, a navetta. Volevo realizzare con voi un passaggio che mi sembra molto utile per la questione relativa alla chiusura dei fili. Abbiamo visto insieme la realizzazione del filo magico per poter concludere la lavorazione. Però abbiamo visto che questo passaggio è abbastanza elaborato, diciamo, perché durante la lavorazione dell'ultimo cerchio dobbiamo chiudere sia i fili della seconda navetta, sia programmare, diciamo, il passaggio del filo anche della seconda navetta, della navetta principale, nel momento in cui andiamo a chiudere il cerchio. E abbiamo visto che di volta in volta dobbiamo realizzare un certo numero di doppi nodi, pian piano inserendo dentro un altro filo transitorio che abbiamo chiamato filo magico. Volevo mostrarvi una tecnica che può accelerare un pochino questo passaggio. Allora, prendete un filo transitorio, il cosiddetto filo magico, piuttosto lungo, raddoppiatelo e cerchiamo di vedere come ci può essere utile questo filo un po' più lungo per poter realizzare questa famosa chiusura dei fili. Allora, ricorderete che nella chiusura del lavoro con l'ultimo cerchio noi andavamo a mascherare la chiusura della navetta secondaria, del filo legato alla navetta secondaria, e poi preparavamo il lavoro per poter chiudere la seconda navetta. Allora, innanzitutto realizziamo il cerchio sulla mano sinistra, realizzando un cerchio piuttosto ampio e andando ad annodare sul mignolo un po' di giri che ci danno l'opportunità di lavorare con una quantità di filo maggiore rispetto a quello che il cerchio normale ci permette. Quindi realizzate il cerchio e avvoltolate attorno al mignolo un po' di filo. Se volete facciamo in modo più semplice così. E poi chiudete il cerchio. Ok? Allora, fatto questo montaggio di questo telaietto, diciamo, andiamo a prendere la seconda navetta e svoltiamo abbondante filo. Lo tagliamo perché poi sarà il filo che andiamo a mascherare e lo stendiamo sul filo di lavorazione, adagiandolo sull'altro filo, sull'altra navetta e avvoltolando assieme al filo di lavorazione anche la rimanenza del filo che abbiamo tirato fuori dalla seconda navetta. Quindi la situazione è questa. Abbiamo il filo arrotolato attorno al mignolo con due o più giri e il filo di lavorazione raddoppiato con il filo che andiamo a mascherare, però questa volta lo abbiamo inserito all'interno della navetta principale. Vedete? Abbiamo fatto il cerchio con il filo della navetta principale e poi nel punto di giunzione abbiamo unito al filo della navetta anche il secondo filo. E poi cominciamo a realizzare un certo numero di doppi nodi, quindi 1, quelli che prevede lo schema, 2, 3, 4, 5 e 6. Avrete notato che i 6 doppi nodi vengono elaborati sul filo doppio e pian piano, praticamente il filo che esce dall'arco viene inserito nella lavorazione successiva in modo automatico.
facendo questo lavoro di raddoppiamento del filo sulla navetta principale. A questo punto noi dobbiamo semplicemente seguire il nostro schema, realizzare la legatura lì dove lo schema lo prevede, lavorando, allentate il filo che avete sul vostro mignolo. Quindi se avete due giri ne realizzate soltanto uno e pian piano allentate la tensione sul vostro cerchio realizzato sulla mano sinistra. Poi passate la vostra navetta all'interno della cappiolina, accostate il lavoro e poi ricominciate a fare la parte alta del cerchio, quindi 1, 2, 3, 4, ecco, allentate ancora un pochino perché vedete che il cerchio pian piano si stringe, e 5. A questo punto togliete il filo che avete nascosto e quindi toglietelo dalla navetta principale, quindi adesso il filo torna ad essere singolo. Sistemate un pochino i nodi tirando entrambi i fili. E poi questo lo lasciate verso il basso e lo sospendete dalla lavorazione. E diamo filo alla lavorazione, tiriamo e avvolgiamo il filo in esubero attorno al mignolo come abbiamo fatto prima. Avvolgiamolo un paio di volte, tre volte, quello che vi sembra più opportuno in base al numero di nodi che andrete poi a realizzare. E facciamo il pippiolino apicale in modo normale con il filo sdoppio, quindi un doppio nodo distaccato e poi lo accostiamo. A questo punto andiamo a realizzare il resto dei nodi. Se sfugge, rimettetelo a posto il vostro cerchio attorno al mignolo. E andate a prendere il filo magico. Allora prendete il filo magico, raddoppiatelo e il punto di unione lo poggiate sul vostro lavoro. Poi prendete la seconda navetta e la infilate, ci infilate dentro il vostro filo magico, nel punto in cui si presenta il loop. Poi tirate in modo tale che il vostro filo risulti parallelo con quello del filo magico, così, e avrete ottenuto un gruppo di tre fili composti dal filo legato alla navetta principale e al doppio filo del filo magico. A questo punto voi cominciate normalmente a elaborare i vostri doppi nodi, quindi due. Il primo l'avevamo già fatto alla fine del pippiolino. 3. Togliete i circoli, il filo avviluppato attorno al vostro mignolo, pian piano che la lavorazione richiede il filo. 4. Cinque. Facciamo il pippiolino laterale e poi chiudiamo il cerchio con sei doppi nodi. 1, 2, 3, 4. Ecco, diamo filo alla lavorazione togliendolo dal mignolo. 5 e 6. Abbiamo lavorato tenendo all'interno dei doppi nodi anche il filo magico, però questa volta attaccato alla navetta in modo tale che possiamo evitare quella giostra di avanti e indietro che facevamo col sistema precedente, ma automatizzando praticamente il nostro filo magico in modo tale che la lavorazione sia più spedita e non ci
porti via troppo tempo. A questo punto voi dovete semplicemente chiudere il cerchio. Fate attenzione che non scappi il filo magico. Chiudete il cerchio. I vostri doppi nodi sono completi. E la situazione è quella che avevamo anche nell'altro sistema, e cioè nella parte iniziale del cerchio noi abbiamo il secondo filo, quello legato agli archi, e nella parte conclusiva abbiamo il filo magico che esce nella parte apicale e che ci permetterà di chiudere il nostro lavoro. Quindi togliete il filo magico dalla navetta, richiamatelo alla base del lavoro. Io forse ho fatto un filo magico un po' troppo lungo, voi potete anche accorciarlo, era soltanto per farvi vedere che praticamente il lavoro può essere lavorato. Ecco, vedete, forse ora è più chiaro. Il filo magico lunghissimo che abbiamo utilizzato con la navetta qui avrà il suo cappietto di chiusura e di qua sporge accanto a quello della seconda navetta. Ricordatevi di fare la chiusura del lavoro, altrimenti il lavoro si smonta. Quindi agganciatevi con le strutture accanto, tirate fuori la cappiolina e passateci la navetta per bloccare il lavoro o fate un nodino come preferite. Dopodiché potete tagliare il filo della seconda navetta. Accostate un pochino la cappiolina per rendere la manovra finale più facile. Inserite il vostro filo, nel cappietto finale, passatelo dentro e tiratelo fuori nella parte opposta. Sistemate i nodi. E il gioco è fatto. Potete a questo punto tagliare entrambi i fili perché non vi servono più a niente e la chiusura del vostro frammento è completa. Avete visto che facendo questa manovra con quel filo magico e con lasciando molto filo con la seconda navetta e agganciandolo alla navetta principale, siamo riusciti a realizzare l'ultimo cerchio in modo più spedito rispetto a quello che avevamo visto con la tecnica iniziale. E naturalmente tutto quanto il lavoro diventa più spedito perché in effetti mi rendo conto che passare no nodo per nodo i fili alternandole e poi passando il secondo filo lo stesso dopo per nodo diventa un po' macchinoso. In questo modo è molto più veloce e si riesce a concludere il lavoro in modo più spedito. Bene, per ora non c'è altro, ci vediamo, ci aggiorniamo con un prossimo argomento. A presto.